Saluto tutti dai microfoni di Radio Speranza 87,6 MHz nella rubrica Vivere Sostenibile. Questa rubrica parla di ambiente, parla di ecologia, ma anche di comportamenti virtuosi per lasciare su questo mondo piccole impronte piuttosto che voragini o devastazioni. Oggi parlerò, vi parla intanto Giovanni Damiani, biologo di Pescara, ecologista. Oggi parlerò delle plastiche. È un problema veramente mondiale e sempre di più troviamo sulla stampa titoli anche molto allarmistici del tema delle plastiche. In particolare, questo argomento riguarda l'ambiente marino. I rifiuti solidi da plastica, alla fine, in grandissima quantità, finiscono in mare e arrivano a provocare autentici disastri. Intanto faccio presente che per ridurre questo inquinante, perché la plastica abbiamo scoperto essere un inquinante, c'è un obiettivo delle Nazioni Unite, dell'ONU, l'obiettivo 14, che dice che gli stati si impegnano a conservare e a utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Che cosa sta succedendo in pratica? Succede che oggi sempre di più i pescatori nelle loro reti trovano quantitativi di plastica enormi. E in mezzo a questa plastica devono scavare per prendere i pesci che hanno pescato. Molta di questa plastica viene ributtata in mare, anche se si stanno facendo sperimentazioni per riportarle a terra, anche con qualche contributo. Fino a poco tempo fa non era possibile riportarla a terra perché la normativa molto complicata sui rifiuti, no, li considerava praticamente un rifiuto speciale che poi doveva avere tutta una filiera molto particolare di cui si perdeva traccia. Oggi invece si stanno facendo dei progressi su questo argomento, ma resta il fatto che l'oceano sta diventando pattumiera universale per le plastiche. Avrete tutti sentito parlare probabilmente di isole di plastica estesa praticamente come la regione Molise, no? Nel Pacifico, in luoghi dove i vortici delle correnti oceaniche riescono ad accumulare tutto questo materiale. Sono quantitativi veramente spaventosi. Bene, l'Unione Europea oggi ci dice che l'85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge, avrete potuto constatarlo anche voi se avete camminato su una spiaggia d'inverno, sono materie plastiche. Di queste materie plastiche, la metà, il 50%, è plastica monouso e quindi parliamo dei piatti a perdere, di plastica, delle posate a perdere, di tutta una varietà di cose monouso, comprese le siringhe e così via. Il 27% invece del totale di queste plastiche che rinveniamo in mezzo alla sabbia, sugli scogli e così via, nei litorali, il 27%, dicevo, sono oggetti collegati con la pesca, perché oramai le reti non si fanno più di canapa biodegradabile oppure di materiali come una volta, sono di plastica, e una volta che le reti si rompano oppure si stuccano i tiranti e così via, restano come reti fantasma sul fondo del mare, e se siamo fortunati il mare li riporterà a terra, altrimenti resteranno lì a fare danni per secoli. Secondo l'Unione Europea, e faccio presente a tutti che la nostra seconda carta d'identità è quella dell'Unione Europea oggi, quella virtuale, i prodotti di plastica monouso e gli attrezzi da pesca contenenti plastica raramente sono raccolti e riciclati una volta che diventano rifiuto, cioè vengono buttati. Parte delle attrezzature per la pesca, dice sempre l'Unione Europea, e le reti in particolare, vengono perse incidentalmente e non recuperate. Sono pertanto, sempre è l'Unione Europea che parla, un problema particolarmente serio nel contesto dei rifiuti marini e mettono pesantemente a rischio gli ecosistemi marini, la biodiversità e la salute umana, oltre a danneggiare le attività quali il turismo, la pesca e i trasporti marittimi. Faccio presente che l'Unione Europea, che normalmente pesa le parole, è sempre molto, diciamo, mite nel parlare,
utilizzare termini come particolarmente serio e pesantemente a rischio su questo argomento ci dà l'idea delle sue dimensioni e della sua drammaticità. Quali sono le minacce che questa plastica comportano sull'ambiente marino? Intanto l'intrappolamento. L'intrappolamento per esempio delle tartarughe marine. Le tartarughe devono respirare aria atmosferica. Sì, possono fare lungo apnee, ma prima o poi devono tornare su e respirare. Una volta intrappolate, le tartarughe nelle reti abbandonate muoiono letteralmente annegate. C'è l'ingestione. Tutti i frammenti piccoli di plastica vengono ingeriti dai pesci e studi che hanno voluto valutare che cosa avevano ingerito trovano sempre coriandoli, pezzi di plastica praticamente ingeriti da questi organismi che non riescono a distinguere queste plastiche evidentemente da altri soggetti, oggetti anzi, della loro alimentazione. Ma c'è uno sconvolgimento dell'habitat, perché su scogliere dove abbiamo deposizioni di plastiche, deposizioni di secchi, di bombolette, spray, di contenitori di vario tipo per uso domestico, detergenti, eccetera, eccetera, capite che è un habitat che non è più vivibile sostanzialmente, marino. E poi c'è l'inquinamento chimico dell'ambiente acquatico. Bene, fino a pochi anni fa si pensava che il tema delle plastiche fosse un tema di imbrattamento. Diceva, vabbè, io tolgo questa plastica, è una schifezza, la tolgo via, ma non si pensava che fosse un problema di inquinamento. In realtà si è visto che queste plastiche nel tempo incominciano a subire una distruzione meccanica, e cioè una frantumazione, sempre in pezzi più piccoli, più piccoli, più piccoli, che alla fine diventano dei monomeri, diventano cioè delle molecole molto molto piccole che costituiscono l'inquinamento ambientale esattamente come tantissimi altri inquinanti. Quindi la plastica non è solo uno sconvolgimento di habitat in mare, non è solo un imbrattamento, ma è anche un inquinamento chimico. Questo inquinamento chimico di plastiche, microplastiche residue, può dare bioaccumulo, cioè attraverso le catene e le reti alimentari, possono portare queste sostanze pericolose anche nel nostro piatto. E quindi parliamo di metalli pesanti, che nelle plastiche si mettono per dare consistenza, colore, per esempio. Ftalati, che sono delle molecole molto pericolose e che si mettono nelle plastiche come additivi perché sono ammorbidenti, altrimenti le plastiche sarebbero rigide, si scaglierebbero subito. E ci sono vari cosiddetti monomeri, come il cloruro di vinile, lo stirene. Che cosa sono i monomeri? I monomeri sono in un treno di una molecola molto grande, la molecola della plastica, e il vagone, no? È il singolo componente. Ecco, siamo quindi davanti a un problema complesso. L'associazione Greenpeace, che conoscerete, con l'Università Politecnica delle Marche ha fatto uno studio molto molto approfondito sugli impatti nell'ambiente marino assieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova, ed è emerso che il 35% dei pesci e degli invertebrati che sono stati raccolti nel mare Tirreno centrale aveva ingerito fibre tessili e microplastiche. Sì, perché noi non ci rendiamo conto che anche quando laviamo i panni con la lavatrice, i tessuti sintetici o la parte sintetica di un tessuto rilascia delle fibrille di microplastiche, e queste fibrille sono talmente piccole che attraverso le fognature arrivano al depuratore, non possono essere depurate perché sono piccolissime, si insinuano da tutte le parti e alla fine si scarica tutto in mare. Chi è in ascolto e possiede un'asciugatrice a fianco alla lavatrice saprà perfettamente come ad ogni asciugatura meccanica di panni c'è una quantità molto grossa nel filtro di queste fibrille, veramente grosse, sono matasse, no? Ecco, pensate che ogni volta che noi laviamo i panni, quelle fibre che l'asciugatrice per fortuna ha filtrato, invece normalmente finisce in fognatura, di lì al depuratore, di lì nel fiume e dal fiume in mare. La faccio breve. Si stima
che entro il 2030-2050, in questo intervento, le plastiche in tutti i mari del mondo avranno superato il peso e il numero dei pesci, addirittura. Quindi pensate di quale argomento incredibilmente grande stiamo parlando. Dove stanno quelle frequenze maggiori che hanno trovato di plastiche? Nel santuario dei cetacei. Io voglio ricordare che negli anni 80 a Pescara si insabbiò un capodoglio maschio di circa 16 metri. L'autopsia dimostrò che aveva 54 sacchetti di plastica dentro l'esofago. Non sappiamo se sia morto per quella causa o per una serie di concause, ma è certo che il capodoglio, che è un mammifero e anche molto intelligente, no? Nutrendosi di calamari, scambia il fluttuare delle buste bianche di plastica nel mare per un calamaro, va a mangiare e invece si ritrova l'esofago tappato. Pensate che aveva anche una scarpa da tennis bianca e aveva delle reti bianche all'interno dello stomaco. Aver trovato quindi nel santuario dei cetacei, che si trova, come sapete, tra Genova, Corsica, eccetera, tutti questi quantitativi di plastica, è una cosa inquietante che fa sì che bisogna agire per metterci mano. Che fai? Smetti di credere alla tua luna piccola, perché sorge il sole lassù. Smetti, 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 smetti di credere al sole e al cielo blu, solo per qualche nuvola. Non arrendersi mai, è una bella verità. Se ci penso però che fatica si fa, attaccati ad un filo sospeso nel cielo, di dare sempre il meglio che hai. Ma guarda, guarda l'orizzonte, il sole nasce e muore per te. Festeggeremo il sopramonto, l'altro giorno sulla terra io e te. Se vuoi ogni tuo ostacolo di vincere, se vuoi, se lo vuoi, ogni tua lacrima si trasformerà in voglia di vivere. Non arrendersi mai, è una bella verità. Se ci penso però che fatica si fa, abbracciati ad un filo sospeso nel cielo. Rieccoci a questa seconda parte di Vivere Sostenibile, stiamo parlando delle plastiche. Ma domanda, ma se il mare è così pieno di plastiche oramai, da dove viene tutta questa plastica? La prima risposta, quasi a livello di slogan, è che il mare in realtà comincia da monte. E questo significa che tutte le discariche abbandonate, molte delle quali dimenticate, quindi neglette, no? Che si trovano lungo i nostri corsi d'acqua, che in passato davano plastiche a non finire, oggi ogni tanto in caso di piena queste discariche vengono fuori per l'erosione e ci sono quantitativi imponenti di plastica portati in mare. Perché questo? Perché prima del 1992 noi non avevamo una legge organica sui rifiuti, no? La prima legge è stata la 915 di quell'anno e quindi l'umanità sciaguratamente aveva tutte le sue discariche nei pressi di corsi d'acqua, aspettando la piena che portasse via i rifiuti, piena che faceva spazio, portando via i rifiuti, alla immissione di nuovi rifiuti.
È così che tantissime discariche ancora oggi esistono, coperte, addirittura dimenticate, e ce ne scopriamo l'esistenza quando lungo il fiume Pescara, qui io parlo dall'Abruzzo, da Pescara, oppure non so, a Guardia Grele per il torrente Laio, che è una enormità di rifiuti, ecco, le piene e la violenza dell'acqua portano alla luce quantitativi enormi di plastiche. Vi faccio presente che negli anni 80, dopo il boom economico degli anni 60-70, i nostri fiumi erano corridoi con bandierine di plastica a migliaia, ma forse a milioni, che sventolavano tristemente, facendoti capire qual era il livello delle piene che avevano portato i sacchetti di plastica a intrappolarsi in mezzo alla vegetazione fluviale. I fiumi sono quindi stati trasformati in nastri trasportatori di plastica in mare. Ma queste plastiche che noi vediamo oggi in mare non sono plastiche recenti, sono plastiche che a partire dal 1957, quando la Montecatini produsse per la prima volta questo materiale, no? E sta ancora lì. Quindi c'è la sommatoria di 60-70 anni di plastiche immesse nell'ambiente, dove troviamo anche quelle primigenie, quelle degli anni a che venire. Le plastiche, io voglio ricordare, sono una cosa del 1900, no? Ci fu praticamente il cosiddetto polipropilene isotattico, che fu scoperto da Natta e anche da Karl Zeichler, un altro tedesco, che aveva inventato questa polimerizzazione. Che cosa è successo? Che negli anni 60 la plastica ha sedotto il mondo, ha sedotto gli italiani. Si diceva che un secchio di Moplen, di plastica, durava per sempre. Si diceva che gli oggetti di plastica avrebbero sostituito tutto, il legno, il ferro, tutto quanto. Agli inizi delle prime plastiche che andavano in giro, pensate che passavano i raccoglitori di robe vecchie e dalle case degli italiani prendevano i vecchi bracieri, quelli di rame, quelli di bronzo, prendevano tutti oggetti, diciamo, cari anche, no? Le conche di rame, per darti un secchio di plastica che oggi praticamente non vale che 1,50 euro, ma all'epoca si diceva è leggera, un secchio di plastica che pesa solo 70 grammi può portare 30 litri di acqua, e la gente era impazzita per la plastica. Nessuno pensava alle conseguenze e a quale sarebbe stato il destino. All'epoca la pubblicità, che si chiamava la Reclame, era fatta da Carosello, e l'attore Gino Bramieri tutte le sere ci illustrava la magnificenza delle nostre plastiche, e quindi tutti drogati di progresso, tutti sedotti di progresso, volevano le plastiche in casa. Attualmente la produzione di plastica in Europa e nel mondo continua a crescere a ritmi notevolissimi. Ormai il loro peso ha superato quello complessivo di tutti gli umani presenti sul nostro pianeta. E ripeto che le plastiche prodotte all'epoca di Natta, del 57, negli anni 50, sono ancora tra noi nascosti nelle discariche, oppure nei pressi dei corsi d'acqua, oppure liberate e abbandonate come il rifiuto. Le buste vanno in giro con il vento, possono cadere in mare, altre vie, soprattutto fluviali, viaggiano nei mari e negli oceani, contaminando i suoli, i venti e le montagne. La persistenza delle plastiche, che doveva essere la cosa più, diciamo, importante di questo prodotto, nell'ambiente invece ne ha provocato l'essere un potente fattore di inquinamento che incrementa, e quindi possiamo andare a capire quanto si è accumulato in circa quasi poco meno di un secolo, sommando tutto quello che è stato prodotto da Natta in poi. Gli organismi marini come sono, diciamo, colpiti? Nei pesci i danni sono di diversa natura. Sono di natura fisica, come ho detto, parliamo di lesioni agli organi interni, all'apparato digerente, e sono anche di natura chimica tossicologica. Ho parlato di bioaccumulo, perché assieme a queste plastiche viaggiano metalli pesanti e sostanze molto cattive,
terribili come bisfenolo, il PCB, policlorobifenili, l'indano, che è un derivato del DDT, interferenti endocrini, che significa che possono minare la fertilità del genere umano, oltre che di tutti i mammiferi. E questo è un altro argomento che abbiamo forte. Queste plastiche hanno una degradazione meccanica con le onde e una fotodegradazione, una degradazione dovuta alla luce, e alla fine diventano nanoplastiche, e da nanoplastiche entrano dentro. Quindi ci avviamo alla conclusione. La conclusione è questa: oggi c'è una qualche analisi delle plastiche, chiamate cosiddette primarie o secondarie se sono sbriciolate, eccetera, ma siamo veramente a livelli di primissimo approccio, altissimamente insufficiente. Abbiamo anche delle direttive sugli imballaggi e così via, ma siamo ancora, diciamo, lontani dal trovare una soluzione. E allora Vivere Sostenibile vi dice: perché non ci adoperiamo noi a diminuire le nostre plastiche? Ma chi l'ha detto che acquistando i pomodori io devo comprare una basetta di plastica ricoperta da un velo di plastica? Cerchiamo di andare a comprare i pomodori senza queste plastiche. Chi lo ha detto che le paste alla crema sono vendute su una basetta di cartone, che è biodegradabile e così via, no? Mentre altri prodotti importanti, persino quattro cachi, devono avere una basetta di polistirolo. Ecco, consumatori, vivere sostenibile significa che dovete, soprattutto se avete raccolto il mio messaggio del vivere sostenibile, ridurre l'acquisto di prodotti che hanno le plastiche da buttare via, di prodotti che poi producono inutili rifiuti. E che cosa fare? Partire con la sostituzione. Dove si può sostituire gli oggetti di plastica, per esempio le buste, con buste di carta, oppure con una busta riutilizzabile tantissime volte, e quindi la cosiddetta sporta, che come si diceva una volta. Significa anche che se dobbiamo scegliere tra un prodotto, diciamo anche cosmetico, che non so, una schiuma da barba, qualsiasi cosa, conto è prendere un flacone di plastica e conto è prendere qualcosa che non è di plastica. Quindi la plastica serve, la plastica ci aiuta, ma bisogna vederlo con saggezza. Per quale motivo non si riesce a riciclare la plastica? Questo è il punto dei punti. Perché esistono tanti tipi di plastiche che sono indistinguibili tra loro. Io posso riciclare efficacemente la plastica solo se ho dei polimeri puri, e quindi il PVC con PVC, il polistirolo con altro polistirolo. Ma quando ho un cocktail di plastiche, il riciclo è praticamente impossibile, perché il prodotto finale, il cocktail tra varie plastiche, non si tiene, da prodotti che si sfarinano, che si scheggiano, che si rompono, e quindi non è possibile riciclarlo. Quindi ecco, fate a meno delle bottiglie di acqua minerale di plastica, che tra l'altro contengono ftalati, perché abbiamo acqua buonissima nel rubinetto. Facciamo sì che tutti i giorni ci interroghiamo: come ho evitato la plastica? E questo è un vivere sostenibile. Saluto tutti e saluto Davide De Amicis dall'altra parte del vetro, che ha assistito a questa, tecnicamente, a questa trasmissione.